Esperienza in prima squadra ieri con esordio con Mister Favarin. Dai, le tue impressioni, com'è andata? Ultimi 20 minuti di gara mi sembra giocato, no? Sì, 20, 25, questo recupero, no, è andata bene, contento per la vittoria, grande emozione, no? Parte di un Pisano, soprattutto giocare all'arena è sempre un'emozione, è stato il mio sogno fin da bambino, quindi si è realizzato, ma è un piccolo passo e niente, Mister è bravissimo, mi sono trovato benissimo anche alla squadra, insieme possono fare tante grandi cose, sia la squadra che il mister, che può insegnare molto. Tu sei un classe 98, vero? L'anno scorso quindi hai fatto gli allievi nazionali, però insomma conosci Benga Samba, Sì, Samba, no? Insomma per noi possiamo Sambuca, anche via. possiamo chiamare anche Samba. Ecco, ieri era in panchina, però oramai aggregato alla prima squadra. Ecco, un percorso che bracci, insomma, ci auguriamo anche per te. Chiaramente non sarà semplice perché insomma il ruolo dell'attaccante è ben coperto, ho visto, e comunque non è mai semplice arrivare in prima squadra. Però con Benga com'è andata nello spogliatoio? Samba è una delle persone più fantastiche, vere, diciamo, vere, perché lui veramente ti aiuta in tutte le cose, quando ti parla di male te lo dice, quando fai bene te lo dice. Quindi diciamo anche da seguire come esempio, dai, Sì, è in sì, sì. campo. È del 96, ma sembra molto più grande a questo punto di vista. Senti, ultima battuta con te. Allora, oggi sei qua, vediamo, in abiti civili, perché ieri hai giocato, insomma, ti sei allenato con la squadra, con la prima squadra. Ecco, laggiù vediamo la Berretti in campo con il nuovo mister Capponi. Quindi quest'anno tu passi dagli allievi nazionali alla Berretti, insomma, la categoria ultima e più rappresentativa del settore giovanile. Che campionato sarà? Insomma, se hai avuto già occasione di parlare con mister Manuel Capponi. Mister, ci ho avuto l'occasione di parlarci l'anno scorso quando alla fine dell'anno venne a farci l'allenatore durante i tornei. Come allenatore è giovane, però è molto bravo, ha carisma, aiuta la squadra nei momenti più difficili anche lui. Diciamo che è come il suo fratello in campo, diciamo, perché anche Andrea da questo punto di vista è un esempio per tutta la squadra. E quest'anno la squadra mi hanno detto che è forte, che è stata creata per, diciamo, affrontare il campionato il meglio possibile, cercando di superare il record dell'anno scorso, e cercheremo di fare il meglio possibile. Bene, grazie mille, in bocca al lupo. A voi, Ciao. grazie.